Io non mi sono mai goduta niente nella mia vita. Ho sempre avuto spine e dolori. Una vita troppo complicata. Sto arrivando a un punto in cui non ne posso più. Antonella Salamone aveva inviato questo messaggio vocale a un'amica all'inizio di gennaio scorso. La donna sembrava esausta, desiderosa di tornare indietro e cambiare la sua vita, sperare in un futuro migliore, recuperare quello che non aveva avuto finora, esprimeva con tristezza. Purtroppo non poteva immaginare che il peggio stesse ancora per venire. Poco dopo, oltre alle difficoltà quotidiane, si trovò a vivere un vero e proprio inferno. L'11 febbraio scorso, suo marito Giovanni Barreca, un muratore, confessò ai carabinieri di averla uccisa nella loro casa di Altavilla Milicia, Palermo. Non solo, aveva anche assassinato due dei loro tre figli, Kevin e il piccolo Emmanuel. Prima di perdere la vita, le tre vittime subirono atroci torture. Secondo gli investigatori, Barreca, ora in custodia per il triplice omicidio, fu assistito da due amici che si erano recentemente trasferiti nella sua abitazione, Sabrina Fina, venditrice di prodotti naturali online, e suo marito Massimo Carandente, noto come motivatore, una specie di guru del benessere mentale. I due coniugi, anch'essi arrestati, si autodefinivano fratelli di Dio e si professavano evangelisti. Barreca, precedentemente legato alla comunità evangelica, credeva che la sua casa fosse posseduta dal demonio e che la moglie e i figli fossero posseduti. Convinto che la sua famiglia avesse bisogno di essere liberata, con l'aiuto dei fratelli di Dio li sottopose a torture prolungate fino alla morte. La figlia maggiore, l'unica sopravvissuta alla strage, fu trovata in casa raggomitolata nel letto, con gli occhi gonfi di lacrime e i corpi dei fratelli a pochi passi. Inizialmente si pensava che la giovane fosse miracolosamente risparmiata dal tragico destino. Tuttavia, ha successivamente ammesso la sua complicità nelle atrocità commesse. La 17enne avrebbe partecipato attivamente alle torture inflitte alle vittime, incluso Kevin, il quale, stando al racconto della ragazza, avrebbe anch'esso preso parte ai riti di purificazione prima di essere tragicamente ucciso. Ascoltare la testimonianza della giovane sarà cruciale per acquisire una comprensione più approfondita degli eventi, ma la procura dei minori adotterà un approccio cauto. Prima di procedere sarà necessario completare le indagini sui suoi dispositivi elettronici, così come su quelli delle vittime. Tali analisi potrebbero rivelare dettagli importanti circa il coinvolgimento della giovane nel massacro. Gli investigatori sospettano che la 17enne abbia persino utilizzato il telefono del fratello per inviare messaggi agli amici, cercando di tranquillizzarli sulla situazione. In questo contesto sconcertante, i messaggi di Antonella Salamone alla sua amica emergono come un testamento morale rivelatore. La donna, il cui corpo è stato ritrovato bruciato e sepolto nel giardino della villetta, si riferiva al marito con parole che delineano un profondo senso di disperazione. «Non lo so, guarda, io so solo che il marito e i figli mi fanno disperare. Io so solo che sono arrivata a un punto che forse prendo le valigie, me ne vado e mando tutti a quel paese. Io sono veramente stanca e non mi sento capita. Io soffro, in questa casa non mi va di fare niente. Non mi sento più motivata. Non ce la faccio a vivere con loro così. Mi sembra di vivere ogni giorno un incubo a stare con questa famiglia. Io sono stanca pure di parlare». Tuttavia, Antonella poteva ancora contare sull'appoggio dei suoi parenti. Infatti, raccontava all'amica: «Mia mamma mi manderà 100 euro dalla carta Conad per fare la spesa come regalo di Natale. Io dico, mia mamma sarà quello che sarà, ma almeno qualcosa la vedo. Mio marito con gli anni è diventato un miserabile. Io l'ho detto pure a mia figlia, quello che semina raccoglie. Ho detto a mia figlia, io non farò la sguattera a casa tua». Alla fine di dicembre scorso, Antonella aveva accennato alla presenza di altre persone che avevano messo le radici nella sua villetta, riferendosi evidentemente a Carandente e Fina, i due coniugi arrestati. Aveva compreso che la sua famiglia era in pericolo e desiderava proteggere soprattutto il figlio Kevin. Diceva: «Io vorrei andarmene, però qua ho paura per Kevin mio, perché ora hanno messo le radici ed è un casino schiodarli proprio».
Per dare un significato alla sua vita, la donna progettava di iscriversi a un corso per parrucchiera, una delle sue passioni. L'obiettivo principale rimaneva comunque quello di abbandonare tutto e partire, spiegava infatti all'amica. Aspetto magari verso Pasqua, la primavera, vediamo di fare una bella scappata. Prima di stabilirsi in Sicilia, Antonella e Giovanni Barreca avevano vissuto a Novara. Dalle sue parole sembra che la donna volesse tornare proprio nel nord Italia. La presenza in casa dei Fratelli di Dio, a partire dagli inizi di febbraio, aveva ulteriormente sconvolto la vita di questa famiglia. Inizialmente la coppia si presentava solo per alcuni momenti di preghiera. Col tempo, tuttavia, erano giunti alla conclusione che le sole preghiere non sarebbero bastate per scacciare il demonio. Così avevano iniziato le torture. La prima a subirle era stata Antonella Salamone, picchiata e seviziata con gli attrezzi roventi del camino. I suoi resti furono bruciati e sepolti insieme ai suoi effetti personali, come parte di un rito di purificazione per mandare via il demonio. Successivamente toccò ai figli maschi. Kevin cercò in tutti i modi di difendersi dai suoi aguzzini, lasciando segni sui corpi di Carandente e Fina, persino mordendoli. Per questo motivo lo avrebbero legato mani e piedi, lasciandolo morire di stenti. Attualmente gli inquirenti ipotizzano che i Fratelli di Dio potessero appartenere a una setta composta da una decina di adepti. Il sospetto è che altre persone, oltre agli arrestati, potessero essere in qualche modo a conoscenza di ciò che avveniva in quella casa. I due coniugi si dichiarano innocenti e su alcuni social network ci sono anche sostenitori che li difendono. Una donna di fede evangelica, ad esempio, ha scritto che i due sono stati lapidati in piazza dai giornali e dai telegiornali, ma ancor più grave dai cristiani loro fratelli. D'altro canto, sembra che Giovanni Barreca non si sia ancora reso conto delle atrocità commesse ed è attualmente in preda al delirio mistico, convinto che in casa sua ci fosse davvero il demonio.